Buona giornata di pensiero per chi non c'è più, per le nonne, per i nonni, per gli amici, per i cari, per i parenti, per chi ci segue da lassù. E quindi dopo la giornata dei santi un pensiero a chi ci segue dall'alto dei cieli, e prima che voi cominciate col pranzo un abbraccio, un ringraziamento, qualche ora di relax. Guardate che spettacolo, anche perché al governo veramente fra un po' tassano anche le pietre che state vedendo, tassano l'acqua che scende sui ghiacciai, tassano la trota che si permette di venire a mangiare il cagnotto, roba da matti. E poi l'ipocrisia di Renzi, premio Nobel all'ipocrisia, che fa le interviste in cui attacca il governo che lui ha fatto nascere. Ha veramente la faccia come il retro, per essere eleganti. Il signor Renzi, che ha fatto nascere il governo per il terrore di perdere la poltrona, per il terrore di andare alle elezioni, si è inventato un nuovo partitello, adesso attacca il governo, dice è sbagliata la tassa sulla plastica, è sbagliata la tassa sullo zucchero, è sbagliata la tassa sulle auto aziendali, è sbagliato tutto. Amico mio, sei al governo tu e al governo la sinistra. C'è il governo più di sinistra della storia della Repubblica Italiana, che non rappresenta niente nessuno, ma per rimanere incollati alla poltrona fanno il gioco delle parti. Pulcinella era più serio, di Renzi, di Conte, di Di Maio, di Zingaretti. Onore a Pulcinella, onore ad Arlecchino, dai veramente. Comunque gli italiani, partendo dall'Umbria, hanno capito. Ringrazio gli amici di Libero che hanno fatto un bellissimo titolo oggi sul quotidiano in edicola. Effettivamente la Lega da sola ha più voti di PD e 5 Stelle messi insieme, e il centrodestra, visto che vince la squadra, ha dato grande prova di umiltà, di coraggio, di onestà, di compattezza in Umbria, e adesso sarà la volta dell'Emilia Romagna a scegliere. La possibilità è la scelta, il cambiamento dopo 50 anni, la liberazione, il merito. Aprire le porte dell'Emilia Romagna al merito, non agli amici degli amici, con la tessera giusta, con la conoscenza giusta, col parente giusto, tutti, una regione di tutti, aperta a tutti. È questo quello che offriamo agli emiliani e ai romagnoli, oltre che a una politica assolutamente chiara ed evidente sulle infrastrutture, ferme da troppo tempo. Poi l'alleanza PD 5 Stelle al governo, evidentemente per le nuove infrastrutture, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, non potrà che rallentare quello che è già rallentato da troppo tempo. Sul tema sicurezza poi, ragazzi, c'è un ministro che non conosce neanche i dati del suo ministero, c'è un ministro, non me ne voglia, che è stata scelta evidentemente come tappabuchi, si può supporre, perché sbarcano più immigrati di prima, le ONG ormai fanno, forcano, disfano, infrangono leggi, infrangono divieti, violano confini. Sta arrivando un'altra ONG a Taranto, una città che ha già tanti problemi, che grazie ai cervelloni al governo rischia di perdere migliaia di posti di lavoro legati all'ILVA, legati all'acciaio, e non vorrei che il signor Conte, fra le altre promesse fatte all'Europa e ai poteri forti, avesse inserito anche quella di svendere l'acciaio italiano, in modo tale da dipendere dall'estero e da perdere per strada posti di lavoro, professionalità, speranza, futuro. Ebbene, invece del lavoro, il governo porta a Taranto gli immigrati. Altri sbarchi, ne sbarcheranno altre decine nelle prossime ore, quindi siamo a quasi il triplo degli sbarchi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non ho parole. Sull'immigrazione messi malissimo, sulla giustizia non si sa nulla, c'è il signor Bonafede, dovremmo chiamare chi l'ha visto per capire come riformare il processo penale e civile. Buongiorno, buongiorno, sono qua seduto su un sasso, la gente passa, a volte mi prende un po' per un tipo strano, però è l'unico punto qua in valle dove prende il telefonino, e quindi visto che ci tenevo a salutarvi, a salutare Roberta, a salutare Emanuele, a salutare Tania, a salutare Anna, a salutare Rossana, ecco, visto che gli stivali per entrare in acqua non ce li ho, mi sono piazzato sul sasso
visto che prende. Fortunatamente in questo momento non piove, anche perché pare che la prossima tassa del governo sia sulla pioggia. A proposito di Emilia Romagna, l'ultimo zuccherificio rimasto è proprio in Emilia, a Bologna, dopo che i governi passati hanno svenduto lo zucchero italiano, hanno svenduto l'agricoltura italiana, ebbene l'ultimo zuccherificio sopravvissuto è a Bologna. Questi cretini attualmente al governo cosa tassano? Le bibite zuccherate, e quindi rischiano di massacrare anche l'ultima azienda produttiva rimasta in Italia in questo settore. Sulla plastica si sta scoprendo l'inganno, non è una tassa a favore dell'ambiente, è una tassa per far quattrini. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Perché tassano i tappi delle bottigliette di plastica, la confezione delle insalate, la confezione dei biscotti, dei pannolini, del latte, dell'acqua. È una tassa stimata in 100 euro in più a famiglia. La tassa sulle auto aziendali poi rasenta il cretinismo, come se qualcuno che ha uno stipendio di 30-40 mila euro lordi all'anno fosse un riccone che va penalizzato. Veramente è un governo che odia il lavoro, il risparmio, e aspettiamoci fra le prossime tasse una patrimoniale sui conti correnti, la casa, visto che si darà la possibilità agli enti locali di aumentare le tasse sulle case, quindi mettono una tassa di notte, poi si svegliano di giorno e si attaccano. Caro Renzi, gli italiani, i fiorentini, i toscani, gli umbri, gli emiliani non hanno l'anello al naso. Tassate di giorno e vi lamentate di notte. Falsi, ipocriti e incapaci. Falsi, ipocriti e incapaci. E poi fanno i dibattiti, inventano le commissioni sul razzismo. Ribadisco, l'antisemitismo è una roba da malati di mente. Cioè, dire che non è esistito l'olocausto è una cosa che merita delle cure, ma da un medico bravo. Altro paio di maniche è mettere sullo stesso piano coloro che invece dicono che gli italiani hanno una storia, una cultura, un onore, un'identità, una dignità che non possono essere messi in discussione e svenduti al primo arrivato. Quindi un conto è condannare la violenza, gli stermini, i campi di sterminio, nazisti o comunisti che fossero, Hitler, Stalin, stessa roba, stessa feccia per quello che mi riguarda, anche se qualcuno con la falce e col martello ci va ancora in giro, nel 2019, però per carità siamo in democrazia, quindi condannare gli orrori e gli errori della storia è fondamentale, utilizzare questa storia per bloccare la libertà di pensiero, la libertà di parola, il prima gli italiani, secondo qualche cretino, prima gli italiani è razzismo, dare le case popolari prima agli italiani è razzismo, voler bloccare l'invasione clandestina è razzismo, eh no, un conto è condannare l'olocausto e cancellare le svastiche, come la falce e il martello, perché per me pari sono dal futuro dell'umanità. Altro paio di maniche, provare a imbavagliare una bella commissione sovietica di quelle che neanche George Orwell in passato, andate a rileggervi Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e chiacchieroni vari, andate a rileggervi 1984, gli psicoreati, la polizia che perseguiva il pensiero, la libertà, la parola, il cuore, l'anima, la passione, la poesia, la cultura, la musica, l'arte, il teatro, perché facevano paura al regime, donne e uomini liberi. Quindi condannare la violenza che non tornerà, sì, ma imbavagliare i popoli, no. Perché tanto ormai al giorno d'oggi, quando non sanno cosa dirti, razzista, fascista, xenofobo, populista, sovranista, ecco, gli acchiappa poltrone, come gli acchiappa fantasmi, li riconoscete da questo. Loro non stanno al governo per tenere la poltrona ben stretta e per portare a casa uno stipendio che altrimenti perdono, da Renzi a Di Maio a Conte, no, loro stanno al governo per il bene del popolo, per evitare nuove tasse. Ecco, hanno preso gli italiani per cretini, ma poi gli italiani gli presenteranno il conto, e non so se pagheranno in contanti o con la carta di credito, ma pagheranno il conto elettorale di scomparire dalla democrazia italiana,
andiamo al governo per scongiurare nuove tasse e perché quello pericoloso è Salvini. Le tasse le stanno inventando ogni quarto d'ora. E se io sono pericoloso, allora un terzo degli italiani sono pericolosi. Il 34% degli italiani che voterebbe Lega oggi, cos'è? Fascista, nazista, razzista, schiavista, antisemita, omofobo, sessista. Fate ridere, godetevi la vostra macchinina del ministero ancora per qualche tempo e poi il giudizio degli italiani arriverà e sarà secco, netto, implacabile. Onore, orgoglio e dignità. Non ce li portate via. Una terra svenduta ai poteri forti, alle massonerie di mezzo mondo, agli interessi finanziari ed economici di chi vuole un'Italia schiava, un'Italia serva, un'Italia governata da signor sì, signor padrone. Ecco, i signor sì, signor padrone li lascio a Renzi, a Conte, a Di Maio, a Zingaretti. E dall'Umbria è partita, è ripartita l'Italia dell'orgoglio, della dignità, della bellezza, dell'arte, del lavoro, del futuro, dei giovani, del sorriso. Siamo un paese stupendo dove lavorare, con un po' di tasse in meno, un po' di burocrazia in meno e una giustizia più giusta, con un po' di sicurezza in più. E sulla sicurezza daremo battaglia in Parlamento, perché quattrini per polizia, pompieri, carabinieri, esercito, pochi pochi, infatti hanno scioperato i poliziotti settimana scorsa, scenderanno in piazza i pompieri fra 10 giorni, e quindi il tempo è galantuomo, le bugie hanno le gambe corte. Vi aspetto a proposito nel primo grande appuntamento di popolo, che è il 14... Buongiorno, va bene, qua va benissimo, non potrei... Vuoi fare una foto? Vieni! Io non mi posso muovere perché sennò non prende più il telefono, però tu vieni. Di dove siete? Brescia. Va qua. Brescia. Ciao ragazzi. Loro c'hanno il fisico, io no. Vai di foto. La mia foto. Pausa foto. Per il momento le foto non le hanno ancora tassate, quindi. Ciao ragazzi. Fa anche lei. Vai. Ciao ragazzi, grazie, buona fortuna giornata. A voi, buona fortuna. Vai, vai, al volo, che poi mi cade la linea. Di dove sei tu? Cuba? Sì. Questi, hai fatto un viaggetto bello lungo, eh? Sì. Ciao. Prego, occhio che si scivola, eh? Io Cuba. Anche tu da Cuba? Sì. Fa un po' freddo qua rispetto a Cuba, immagino. Vai, aspetta. Ciao ragazzi, vai. Pronti? Grande. Buona fortuna. Ciao ragazza. Mi raccomando, eh? Ci sono, conta su di me. Torniamo, ecco. Ah, da Cuba. Salvini presidente del Consiglio. Queste sono emozioni, eh. Altro che razzismo. Bacioni ai fenomeni di sinistra. Da Brescia a Cuba. Adesso vado perché c'è mia figlia che ha una fame dell'accidente, grazie. Vi dicevo, vi aspetto a Bologna giovedì 14 novembre, tanto qua si è creato un capannello, aspetta che vi faccio vedere, si è creato un capannello di persone che guarda sto tizio che fa la diretta sotto un albero, vabbè, ma è bello così, finché non tassano i selfie noi andiamo avanti. Chi viene a Bologna giovedì 14 novembre al Paladozza alle ore 8? Daniela, Barbara, Francesco, Sabrina, Alessandro, Sara, adesso vado, che sennò mia figlia, vediamo se cade la linea. Sapete che non mi sono fatto male, ma è semplicemente perché qua ci sono degli alberi stupendi, non so se riesco a far vedere delle cascate straordinarie, adesso provo, eh. Se cade la linea ci sentiamo domani e ci vediamo domani. Ancora un pensiero per quello che mi riguarda, i miei nonni, nella giornata in cui si ricorda chi non c'è più: nonna Agnese, nonno Carlo, nonna Nella e nonno Aldo. Un pensiero alla famiglia che è morta stanotte in autostrada, marito, moglie e una bimba, ma ci seguono comunque dall'alto. Un pensiero anche ai tanti leghisti che hanno combattuto tante battaglie e non ci sono più. Qua in Trentino penso a Enzo Boso, ma penso a Gianluca Buonanno, penso a Roberto Ronchi. Sarebbero purtroppo tanti, troppi. Penso a Fiorenzo Di Mori. Qua in Trentino, grazie per l'indicazione che ci date.
e grazie anche a chi è lassù. E penso a Maria e al cuore immacolato di Maria. Ogni tanto qualche vescovone si offende, non chiedo la protezione per me del cuore immacolato di Maria, ma per l'Italia e per gli italiani e per i nostri figli sì, perché l'Italia e i nostri figli meritano di tutto. Provo ad andare verso le cascate, se non cade la linea, a farvi vedere lo spettacolo delle nostre terre, e intanto vi ringrazio sperando di non scivolare. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Ciao caro. Sono un tuo elettore. Ciao. E avevo una domanda anche da farsi. Vai, al volo. Ma che bel cappello. Ciao ragazzi. Ciao. Vai. 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 Da dove? Dove siete? Sono qua di Brescia, provincia. Vai. Tutti di Brescia. Brescia, Cuba, Marche, Milano. Ciao. Grazie. A voi. Sempre Forza Lega. Vediamo se riesco a farvi vedere. Le cascate qua sono straordinarie. Bisogna c'è di andare dall'altra parte del mondo per far vacanza, quando in Italia abbiamo tutto. Abbiamo al sud un mare stupendo, un mare incantevole. E qua? E qua, anche qua. Fa freschino, fa freschino. Ciao. Ho conosciuto anche suo papà. Ciao caro, ben trovato. Bene. Vai. Forza Salvini, complimenti. Di dove sei? Sono milanese, dottore, sono a Milano, ma sono Reggino. Reggino? Sì, di adozione. Ci vediamo in Calabria presto, perché si libera anche la Calabria. I miei fratelli vivono a Reggio Calabria e votano il dottor Salvini, complimenti. Un saluto, dottore. Alla Calabria Milano. Grazie. Ciao ragazzi, ecco, adesso vi faccio vedere però le cascate, che sono uno spettacolo. Qua uniamo la Calabria, Milano, Cuba, Brescia, le Marche, la Toscana. Ho beccato anche un gruppo di emiliani stamattina che saranno a Bologna il 14, spettacolo. Ecco, guardate alle mie spalle, poi vado dalla bimba a giocare a uno. Mi batte sempre a uno, non capisco perché non riesca mai a vincere a uno. E sì che non trucca. Uno, due, tre, va, che spettacolo qua dietro. Non è bello? Mamma mia. Mamma mia, che bello. Buona giornata. Vado. Vado a mangiare qualcosa e a giocare a uno. Eccoci. Ah. Opa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che bello. Un po' di nebbia, un po' di freschetto. Stamattina c'era un grado su sopra Campiglio, però è bello così. È bello così. Il fiume Sarca, le splendide cascate che scendono dalla Presanella qua in Trentino. Un bacione a Conte, un bacione a Di Maio, un bacione a Renzi, un bacione a Zingaretti, un bacione alla Boldrini, ma soprattutto un enorme abbraccio a tutti gli italiani. Grazie, 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 mai mollare. Ciao ragazzi!